Ciao a tutti, io sono Jenna e benvenuti sul mio canale. Oggi ho un video speciale, un video in collaborazione con le ragazze del gruppo Facebook YouTube Italian Style. Grazie ragazze della vostra collaborazione, vi mando un bacione. Troverete nell'info box i link verso i loro canali. E questo video è i preferiti del mese. E iniziamo con... Volevo farvi vedere degli accessori che io adoro. Allora, non so se lo sapete, ma io ho anche un canale in lingua rumena e ho fatto lì una collaborazione con una ragazza, una mia carissima amica Alexandra, che vive in Turchia, e abbiamo fatto un video in cui ci siamo scambiati dei prodotti, degli accessori e così via, delle cose che lei ha visto a me e io ho visto a lei, quindi che ci piacevano e volevamo provare. E lei mi ha mandato una marea di cose, ce l'ho qui, però vi farò vedere soprattutto questo che ho portato tantissimo ed è troppo figo, si attacca con la calamita e quindi è adatto anche alle single perché non ci abbiamo sempre qualcuno vicino. Ha tutti i cosetti che fa così, molto gypsy. Poi questo braccialetto, guardate che carino, con tutti i luccichini, è il pezzo forte e l'anello con la libellula. Guardate la meraviglia di questo anello, è bellissimo. Quindi questi sono entrati a far parte dei miei preferiti del mese di gennaio. E adesso passiamo al make-up. Anzi, no, vi faccio vedere cosa mi sono comprata. Mi sono comprata il profumo di Giorgio Armani, si chiama Sì, Giorgio Armani, e questa è la boccettina, molto molto, è fantastico, è buonissimo, certo per quello che è costato per forza deve essere buono. E questo lo uso tantissimo questo mese, è entrato nei miei preferiti del mese di gennaio. Andiamo avanti, visto che YouTube era bombardato da questo prodotto che è il The Professional della Benefit, l'ho comprato anche io e sono rimasta un po' delusa dal fatto che ha una quantità molto molto ridotta, l'ho pagato 11 euro da Sephora, vedete qui abbiamo la scatoletta. E ho comprato questo primer, però raga, è stupendo. Lo metti sul viso, io non ho tante imperfezioni o cose, al massimo un po' di macchioline rosse, così perché sono molto chiara e tendo ad avere sia la pelle secca che un po' di coupe rose. E questo però appena te lo metti copre tutto, cioè fa così, una specie di pellicola. Boh, è strano, non capivo, però poi ho visto, è fantastico, cioè li merita, i 11 euro. Peccato che è così poco. Un altro dei preferiti del mese di gennaio sono questi due smalti. E abbiamo Kiko True Love, che è uno smalto normalissimo con... però mi piace tantissimo il colore e poi c'è dei brillantini dorati all'interno. E poi the best velvet satin, mi sono comprata quasi tutti i colori da questa collezione. Vedete, sulle unghie c'ho sia il rosso che il beige, no il beige, il crema, e questo è quello più scuro, è il 697, che è fantastico, è una specie di viola scuro, no, è azzurro, non lo ve lo so dire, però è bellissimo. E soprattutto adesso mi sembra che fanno un sacco di sconti sul sito della Kiko e ne vale la pena. Un altro preferito del mese di gennaio, naturalmente, come per tutte noi, il Double Touch della Kiko. Io questo mese ho usato tantissimo la 112, che è una specie di rosso scuro, quasi bordeaux, e
tiene tantissimo, raga, questo rossetto, chiamiamolo così, lipstick, tiene veramente 10 ore, veramente, veramente, non secca perché c'ha la parte trasparente e quindi non secca per niente, è fantastico. E poi a 6,90 euro, mi sembra, non troviamo una qualità migliore di questa. E il prossimo prodotto è l'illuminante della The Balm. È davvero, oh, che buon odore. È davvero carino, raga. Cioè, mi piace come è un illuminante veramente coi fiocchi, li vale tutti i soldini. E io l'ho comprato dal sito Pink qualcosa. Tanto mi è arrivato un pacco e vi farò presto un video. E super, super, super. E pollice su. Andiamo avanti. Abbiamo la Cipria Stay Matte della Rimmel. L'ho trovata in offerta a 4 euro, 4,50 mi sembra, acqua sapone, Stay Matte, Rimmel, è fantastico, ragazzi. Io ho la 001 Transparent, perfetto. Allora, voi non lo sapete, ma ho dovuto spegnere tutto perché avevo un colloquio con l'insegnante di inglese di mia figlia, di Rossella, che fa il linguistico, e volevo così sapere un attimo come andava la mia cucciolotta, che è bravissima. Spero, non sono andata così al colloquio, se no me la bocciavano. Spero di essere ancora a posto. Sono stata pure a fare la spesa, tra l'altro. Premetto, non così, se no la gente. E continuiamo con il nostro video. Allora, dove eravamo? Eravamo rimasti al blush, il mio preferito della The Balm. E il colore Pinstrip è molto molto pigmentato. Vediamo se riesco a farlo, vedete? È parecchio, è quasi bordeaux, però è fantastico. Ce l'ho anche addosso, guardate che carino. Mi piace tanto. E costicchia un po', ma li vale tutti questi soldini. The Balm, wow. Andiamo con la prossima, the best, il fondotinta mio preferito è il Satin Fluid della Maybelline. Io sbaglio sempre, dico Maybelline, Maybelline. È mia figlia che fa linguistico, tra l'altro, mi insegna che si dice Maybelline. Ma non so come si dice, però vabbè, avete capito. Allora, Maybelline Dream Satin Fluid è fantastico. Te fa il viso come una bambolina così di ceramica. È molto molto bello, mi piace. L'unica pecca che è intorno al contorno, nel contorno degli occhi mi pizzica un po'. Boh, non so perché, però mi piace. Anche SPF 13 e io il colore 40. Matitone nero, sempre lui, la matita della Wilcon, che è fantastica. Non c'è niente da dirgli, è già la terza che compro, è quella Long Lasting Crayons della Wilcon. E il prossimo prodotto è sempre lui, la matita per le sopracciglia della Kiko, della Pupa, la matita per le sopracciglia della Pupa 01. Userò sempre, forever, sempre lei. C'è lo spazzolino, scrive fantastico. È la 01 e si avvicina alle mie sopracciglia. E un prodotto fantastico. Non avevo mai conosciuto un mascara così così bello, sembra che c'hai le ciglia finte. Si chiama Too Faced Better Than Sex. So che lo conoscete tutte, ha il pennellino così, è veramente fantastico, raga. È sicuramente costicchia, mi pare su 20, sui 28 euro, non mi ricordo bene. E mi è arrivata insieme al primer pore nella scatoletta carina carina della Maybelline.
Sephora. Un'altra cosa che volevo parlarvene è questa palette, raga, è stupenda, è una palette della Silk Eye Divine ed è stupenda, ve la faccio vedere, cioè è così pigmentata e è fantastica, mi piace tanto tanto tanto. Guardate che bella, è molto molto pigmentata, ma veramente tanto, ha anche un pennellino dentro che adesso non so dove sta, e vi faccio vedere giusto un colore così per farvi rendere conto. Guardate, è bello, è bello bello bello, è fantastica, mi piace da morire, è bella, l'ho comprata su Amazon. E passiamo a un altro preferito di questo mese. Voi dovete sapere che io sto sempre così davanti al sole e quindi mi si sono fatte le rughe per colpa del sole, quindi ho le rughe d'espressione ovunque. Allora, i miei occhiali preferiti, sembro Madonna, who's this girl, vi ricordate il film? Anni 80 sono tornati di moda, quindi questi sono i miei occhiali da sole di questo mese. Ah, e volevo farvi vedere la mia cover di questo mese, che cioè non di questo mese, di gennaio. Adesso ho questa di Doraemon, che è carina, che troppo bella, Doraemon, adoro Doraemon. Invece la cover del mese scorso è sempre lei, l'amata nostra Merlin. Questi sono stati i miei prodotti preferiti del mese di gennaio. Spero che il video vi sia piaciuto, andate a vedere il video delle mie amiche, vi lascerò nell'info box il link verso i loro canali, mi raccomando andate, se no vi vengo a cercare a casa proprio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.